con la delega del capogruppo, essendo in tanti, tu sei da sola, possiamo anche fare così. La ragione, ma non c'è mai, non viene mai a questi incontri. Dunque, io ho la lettura che do è un po' diversa da quella dell'assessore Rixi, cioè la mancata intesa a livello nazionale non è data, secondo me, dal fatto che c'è una maggiore difesa delle sale, una minore difesa degli esercizi commerciali. Il primo nodo è quello delle distanze. Meno, in quanto le sentenze hanno detto che l'autonomia è data dalla libertà di dare le distanze. Non vorrei essere frainteso, anch'io credo che ci sia la necessità di evitare sulle sale abbiamo una mano libera da parte dello Stato, mentre l'autonomia dei comuni colpisca gli esercizi commerciali, tabaccai e tema delle distanze è il tema che mette in vero, la norma prevede una riduzione dei giochi d'azzardo e credo che su questo punto sia necessario, come dire, dirci che noi siamo d'accordo sul fatto che bisogna ridurre le opportunità del gioco. Assolutamente d'accordo. Mi fa piacere, anche perché, come lei avrà No, capito, certo. noi siamo in una situazione per cui quando vengono gli esercizi commerciali diventiamo tutti molto tolleranti. Poi se domani mattina vengono le associazioni contro il gioco d'azzardo diventiamo tutti molto intolleranti. Quindi cerchiamo di capire quali sono i punti di equilibrio. Dall'altra parte riduciamo quindi le cose, ma troviamo una giusta regolamentazione. Noi abbiamo anche da capire bene qual è il comportamento dei comuni, questa giunta con l'ANCI ha un pessimo rapporto e questo non ci aiuterà, perché ho l'impressione che la proposta di Muzio sia una proposta complicata a fronte del fatto che se hanno consentito ai comuni di fare delle regolamentazioni troppo rigide, perché inevitabilmente una riduzione, se condivisa, passa attraverso delle regole. Ho l'impressione che in alcune amministrazioni le regole siano tali per cui abbiamo evidente una situazione di rischio. E io penso che sia anche giusto, perché sulla stampa più di una volta sono stato interpellato, che si faccia, l'abbiamo votata tutti la legge,